Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Sliver, che mi chiede di parlare del film di Zhang Yimou, il terzo film della sua trilogia Wuxia dopo Hiro e la foresta dei pugnali volanti, ovvero La città proibita del 2007, con uno strepitoso Chow Yun-fat e una splendida Gong Li. Siamo nel 928 in Cina. L'imperatore Ping torna praticamente nel suo castello, nella sua città imperiale, appunto nella città proibita, per delle festività, ma è lì rincontrerà praticamente i figli, la moglie e tutti quelli che girano intorno appunto a questa gigantesca città nella quale i nostri vengono serviti, riveriti, trattati praticamente come divinità. Ma all'interno però della famiglia, all'interno della corte, all'interno di tutto quello che è insomma la storia di questo film, in realtà ci saranno intrighi, segreti e morte. Quindi un film in realtà drammatico, una tragedia, se vogliamo, quasi shakespeariana in un certo senso, tratta da un racconto popolare cinese, veramente ben interpretato, con una fotografia meravigliosa, un eccesso di probabilmente di stilizzazione ogni tanto dell'immagine a parte Zhang Yimou, che forse eccede anche nell'uso della computer grafica, ma la ricostruzione della città proibita è fantastica, la musica è bellissima, tutti gli ultimi 40 minuti sono a dir poco indimenticabili a livello visivo. È un film di 2 ore che volano, va detto, la trama di intrighi sentimentali all'interno del film è bella, è complicata, è piena dei zeppi appunto di colpi di scena, chi è figlio di chi, chi ama chi non ama, chi odia chi. Un film che sposta i personaggi attraverso appunto questa scacchiera che il nostro Zhang Yimou riesce a utilizzare perfettamente, con i pezzi che si incastrano a perfezione, proprio come vuole lui, proprio a livello proprio narrativo, perché è un film che secondo me come storia è veramente molto intrigante. Se rimani attaccato, sei lì che in tutti questi intrighi, in questi intrighi politici, in questi intrighi amorosi, riesci ad entrare appunto nell'epicità e anche nella incredibile dimostrazione di vita dell'epoca, perché il film non è per niente antirealista ed è costruito benissimo con i suoi 3 atti: il primo atto di conoscenza, il secondo atto dove vengono esposti quasi tutti i nodi, e il terzo atto dove questi nodi vanno al pettine, con un finale davvero notevole, con una scena appunto di quelle che non si dimenticano, perché è proprio costruita di lusso. Un film credibile da parte dei personaggi, ripeto che ha forse qualche eccesso di manierismo nel voler patinare un po' tutto, e alcuni momenti in cui la computer grafica poteva essere evitata, ma la ricostruzione è veramente enorme. Il film secondo me non può essere che considerato buono tutto sommato, almeno dal sottoscritto, poi che alla prima visione non lo amò molto, io non l'ho amato molto al cinema la prima volta, mi garbò, dissi sì, ma la cosa però insomma sembrava un po' retorico e pomposo, poi l'ho rivisto, come mi capita sempre col cinema orientale, e devo dire che l'ultima volta che l'ho visto in realtà l'ho trovato molto più fluido, molto più intenso, ecco, e pieno di piccole sfumature che mi erano sfuggite altre volte, probabilmente perché è troppo abbagliato dalla beltà di alcune scene, appunto come ho detto, di battaglia e anche non solo di amore e di dramma puro. Che cazzo è? E quindi in conclusione, per me questa città proibita è comunque un film interessante su questo disfacimento dei rapporti familiari, di che cos'è appunto una famiglia, specialmente in quel periodo imperiale, dove comunque sembra il nostro regista voler riversare un certo tipo di vita che riguarda un po' tutti noi e non solo questi grandi reali. Quindi ripeto, il link è qua sotto. Zhang Yimou sicuramente è uno dei registi più interessanti della sua generazione, ha fatto alti e bassi, e questo però è sicuramente uno dei suoi film da vedere e rivedere sempre che si ami il Wuxia, che si ami il dramma e che si ami il film in costume di questo genere.